Dunque, cerchiamo di dire due cose che sono le cose che diciamo da tempo. Che da una parte è indubbiamente vero che il trasporto aereo contribuisce all'inquinamento, ma in misura molto, ma molto ridotta rispetto ad altri mezzi di trasporto, soprattutto il trasporto su gomma. E questo nel dibattito non è presente in modo adeguato. Però la seconda cosa che è più importante è che nonostante questa incidenza parziale, il sistema del trasporto aereo è impegnatissimo a superare i limiti connessi alla sua, diciamo, contribuzione all'inquinamento. Questo sia per quanto riguarda gli aeroporti che io rappresento, che stanno facendo sforzi incredibili ed hanno programmato investimenti molto importanti in materia, sia soprattutto per quanto riguarda i vettori, e cioè l'uso dei carburanti, che è la voce più significativa. E la cosa interessante del convegno di oggi è che un aeroporto, SEA, si interroga proprio sul tema dei carburanti, dell'idrogeno, e lo fa in maniera molto seria. Con una battuta che vorrei fare, lo fa non perché vuole aggiungere elementi positivi alla sua immagine, non è un'operazione di comunicazione quella di oggi, è un'operazione di sostanza, è un'operazione di chi da tempo ricerca, si confronta, investe per questo obiettivo difficile ma ormai alla nostra portata.